Un bus a chiamata che arriva sotto casa la sera e la notte. Un sogno per molti cittadini, ma forse una realtà molto vicina per i vicentini. Il comune di Vicenza infatti ha appena pubblicato un bando di gara per trasformare il trasporto notturno in un servizio a chiamata. Una soluzione per ovviare al problema dei viaggi a vuoto che pesano sul monte chilometri complessivo per una quota del 50%, cioè 50.000 su 105.000 chilometri l'anno. Non sarà più l'utente quindi a doversi adeguare agli orari di passaggio stabiliti dall'azienda, ma viceversa. Dalle 20.50 alle 23.30 si potrà tra l'altro scendere in una qualsiasi delle 217 fermate della rete. Tutto con un SMS che confermerà anche la disponibilità del servizio e il tempo di attesa previsto, ad un costo di 2 euro o anche in abbonamento. Il comune calcola di risparmiare così un gruzzoletto di 120.000 euro. Di sera, sti grandi bus che girano mezzi vuoti, ad orari che magari non interessano i cittadini, ho pensato, ma possiamo meglio qualificare il servizio serale, magari anche riducendo i costi? Uno dice, ma no, impossibile. E invece è possibile, perché ora saranno i cittadini che attraverso un SMS diranno, ho bisogno di spostarmi, all'interno delle linee ovviamente serali, e arriverà non un autobus enorme che poi non si sa cosa farne, ma arriverà un'automobile o un monovolume che porterà quelle due, tre persone dove devono andare. E vediamo, io spero che sia una cosa positiva. Sente qualche tentazione per la politica che viene in questi primi mesi dell'anno? Ma guardi, è come chiedere a uno che fa il calzolaio, dice vorresti fare l'ingegnere? E se uno ama fare il calzolaio, io amo fare il sindaco, amo essere così nel mio territorio, tra la mia gente, e questo penso di saper fare qualcosa di buono e qui voglio restare, non ho nessuna tentazione. In questa fase politica Variati è quindi particolarmente soddisfatto per i risultati ottenuti e della politica nazionale respira solo l'eco. Renziano fin dalla prima ora, adesso che Bersani e Renzi sono tornati a dialogare, ha un consiglio per entrambi.